illuminate. Dove stiamo andando? Oh, al Lidl. A fare la spesa. A fare la spesa. Vendere un po' di soldi. Ma ciao ragazze, scusate se oggi ho iniziato un vlog un po' così, senza salutarvi. Partita proprio in quarto, ho deciso di farlo mentre tornavo da lavoro, perché appunto avevo delle commissioni da fare, dovevamo andare a fare spesa da Lidl. Tra l'altro un nuovo Lidl che è aperto da pochissimo qui a Torino da me, e quindi insomma era una nuova apertura e volevo portarvi con me, insomma, però poi mi sono resa conto che tra la spesa, tra le commissioni che devo fare dopo, non vi ho dedicato proprio tanto tempo, quindi per farmi perdonare vi mostro in questo video che cosa ho acquistato da Lidl. Per lo più, anzi direi quasi tutto, a parte un paio di cose, tutte cose appunto alimentari, quindi una semplicissima spesa, diciamo prenatalizia, ecco, ho comprato giusto qualcosina. Dovrò comprare ancora delle cosine, più che altro voglio prendere poi un pandoro perché non ne abbiamo ancora acquistati quest'anno, quindi lo prenderemo sicuramente, però super giù, insomma ho comprato poco ma quello che mi serviva. Quindi ora vi posiziono sul tavolo delle torture e vi mostro la spesa Lidl. Ho acquistato delle banane, poi ho preso un altro pacco di pane integrale, questo qua americano che sapete che adoro. Poi ho preso dei pomodori fatti così, che non credo siano ciliegini, sono un po' più grossi. Poi i cipollotti da utilizzare come praticamente come cipolla. Poi ci sono due yogurt per Fede di questa linea qui che a lui piace molto, della linea della Lidl, della Milbona, con queste caramelline cioccolatose. Poi ho preso le pere. Poi qua ci sono le arance, perché le spremute in questa stagione fanno super bene. Poi l'altra busta, c'è un altro pacchettino di plum cake che Fede adora, 2 litri di latte di soia, quando mi capita appunto di avere il passaggio, diciamo, avere i miei che mi accompagnano a fare spesa, ogni tanto prendo, soprattutto al Lidl che costa pochissimo, prendo il latte di soia. E poi ho preso una cassa Granarolo per Fede di latte normale. Poi ho preso 2 birre della Bex per Ricky. Poi ho preso le patate, semplicissime patate. Poi ho preso i succhi di frutta per Fede, qua ce ne sono 6 a 99 centesimi, il solito nostro adorato, suo adorato succo da bere alla fragola. Poi ho preso quest'acqua micellare qua, l'ha presa anche mia mamma, mi sono sentita veramente di consigliargliela perché rimuove veramente l'impossibile e mi trovo strabene. E questa qui della Garnier ormai la conoscete tutti, penso, perché sta spopolando. Poi ho preso questo ammorbidente qua della Vernelle, ha un profumo veramente, ragazze, una bomba. A me piace un sacco questa linea qui, mamma mia, è buonissimo, super floreale ma non nauseante, mi è piaciuto parecchio, quindi l'ho preso. Poi spaghettini, ops, poi olio di arachidi
Mia mamma mi ha consigliato questo qui di arachidi perché fa molto meno male rispetto a quello di girasole. Diciamo che, insomma, è sempre olio, però è meglio. E poi ho preso, guardate che carina, da mettere a Fede per il giorno di Natale, che saremo dai miei, non vedo l'ora. Questa maglia, questo pullover con Babbo Natale con gli occhiali da sole, quindi super figo. Con ho ho ho, troppo carino. Questo veste ovviamente 4-6 anni, lui ha 5 anni, quindi è perfetto. E dopo glielo proverò, vedremo come gli va. E prendiamo l'ultima borsa. Nell'ultima borsa abbiamo i surgelati perché è una borsa a frigo, quindi fagiolini, piselli. Poi due ricotte, no, scusate, tre ricotte. Crescenza, questa qua è il pacchetto grande da 320 grammi, era in offerta. Poi ho preso le uova, queste sono 10, allevate a terra. Pacchettone di spinaci. E due rotoli di pasta brisè. Voilà, questa è la mia spesa. Credo di avervi mostrato tutto. Poi, unica cosa in più è questa scorta di latte granarolo. Ci sono 6 bottiglie da 1 litro. Ho preso questa scorta perché con Fede il latte va veramente tantissimo. E era in offerta, mi pare 80 centesimi o giù di lì, quindi l'ho preso. E niente, quindi questa è la spesa. Io credo di non aver scordato nulla. Ho un sacco voglia, veramente tantissima, di chiacchierare insieme a voi. E spero di riuscire a ritagliarmi un momentino più tardi, perché ora devo assolutamente, essendo praticamente quasi le 8. Devo assolutamente sistemare la spesina in frigo e iniziare a preparare cena. Faremo una cosa veloce perché stasera è veramente tardi. Non so che cosa mi inventerò, ma qualcosa ci inventeremo. E niente, spero di riuscire a chiacchierare un po' con voi più tardi perché ho veramente voglia di parlare, di farmi una chiacchierata tra amiche perché è stata una giornata veramente tanto pesante. Cioè, non pesante di per sé, perché comunque ho visto la mia famiglia, quindi sono contenta. Era un po' che non li vedevo, 2 settimane. Però sono stanca. Non lo so, sarà che sta arrivando il Natale, quindi la corsa all'ultimo minuto, la spesa, gli ultimi regalini. Adesso domani dovrò andare in giro, quindi vi riporterò con me. Domani vloggerò di nuovo. Perché girerò, 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 sono alla ricerca degli ultimissimi regali, ultimissimi biglietti, quindi ho proprio voglia di fare vlog, mi mancate tantissimo, scusate per questi giorni di assenza, ma sono stati veramente, veramente impegnativi. E niente. Wow, ti sta benissimo! Babbo con gli occhiali, Oh bellissimo! oh oh. Oh oh oh.